Il prossimo collegamento ha a che fare con la devozione per il santo di Pietrelcina, in qualche modo manifestata pedalando da Amaseno in provincia di Frosinone fino a San Giovanni Rotondo. Infatti siamo collegati via Skype con il gruppo di cicloamatori, associazione sportiva dilettantistica Amaseno Bike San Pio e in particolare con Gianni Zomparelli, con il quale abbiamo preso contatto, e con tutti gli altri cicloamatori. Buongiorno, benvenuti. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, noi una piccola squadretta di cicloamatori che viviamo un po' sul mondo della bicicletta da ragazzini, e quindi tutto ciò è nato da un evento un po' particolare. E l'evento ve lo faccio raccontare al mio carissimo amico qui a fianco, Popolla Massimo, e vi presento il DS Silvio e Stringetevi Luciano. Stringetevi un po', quindi, Gianni, perché non vi vediamo tutti, non vediamo il signore alla tua sinistra, credo, così facciamo, ecco. Il signore con i capelli bianchi, eccoli qua, benissimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E ci siamo? Ci siete. Allora, mi stavi raccontando che questa devozione, ma soprattutto questo percorso che fate in bicicletta, nasce da una storia particolare. Quale, Gianni? Guarda, me la racconta Massimo, che lui è entrato un po' prima del gruppo, quindi conosce un po' più addentrato la situazione. Buongiorno. Ciao Massimo. Niente, il nostro carissimo amico, che adesso è il presidente dell'associazione ASD Padre Pio, ciclista anche lui, nel 2015 ebbe un incidente abbastanza importante, sempre in bicicletta. Fu investito da una persona, diciamo, con una macchina, e era in fin di vita, diciamo. All'ospedale di Latina diagnosticarono una lesione del cervello, quindi le speranze di averlo in vita erano abbastanza remote. La notte successiva il fratello, mentre, diciamo, dormiva, sognò Padre Pio che gli passò a fianco, diciamo, lui si immaginava sveglio, e gli disse le parole: vado da tuo fratello che ha bisogno di me. La mattina i medici, stranamente non se lo spiegarono, notarono un miglioramento di una patologia che per loro era, diciamo, no, irreversibile, e da lì appunto il nostro amico Carlo iniziò un percorso di ripresa che nell'arco di un annetto lo ha riportato in sella alla bicicletta. E allora, ecco, per ringraziare il santo di questo miracolo, possiamo dire, ci siamo stretti attorno a lui, abbiamo costituito questa associazione, e dal 2015 ad oggi è impegno ogni anno, accompagnati dalle nostre famiglie, dagli amici, con la guida del nostro DS, di, ecco, venire a Padre Pio in due giorni pedalando. E anche Carlo, nonostante le difficoltà, perché insomma gli sono rimaste dei pesi dovuti all'incidente, a tutti i costi ogni anno riesce appunto in due giorni pedalando a venire a salutare il santo. È una storia molto bella, Massimo, una storia di grande devozione, di fede, quindi ogni anno appunto è bello anche sapere che c'è un gruppo di amici, di sostenitori che lo accompagna a San Giovanni Rotondo. Quindi impiegate due giorni in bicicletta per scendere giù in Puglia, per venire qui sul Gargano, quindi è prevista anche una sosta, immagino, di una notte. Sì, noi di solito ci fermiamo a Termoli o a Campomarino la prima notte, e poi la mattina successiva tutti insieme si riparte per arrivare intorno a mezzogiorno davanti al piazzale della cattedrale del Santo. Lì facciamo la nostra prima visita in divisa, e poi dedichiamo il giorno appunto, ecco, alla preghiera e a visitare, diciamo, la chiesa con tutte i ricordi appunto di Padre Pio. E dopo riparte tutti insieme per ritornare al nostro paese con l'autobus e con le famiglie. Ecco, quindi ripartite in autobus, non tornate a casa in bicicletta, sarebbe troppo faticoso. Non siamo proprio, ecco, degli atleti
professionisti. Ecco, allora, grazie per questa bella testimonianza. Quest'anno quando siete stati a San Giovanni Rotondo? Nel mese di giugno, se non sbaglio? Noi sempre nel mese di luglio. Mese di luglio. Bene, allora l'anno prossimo ci prometterete appunto che ce lo farete sapere con un po' di anticipo, così potremmo venire sul sagrato di Santa Maria delle Grazie con una telecamera e, come dire, riprendere l'arrivo e conoscerci così di persona. Quindi il contatto adesso c'è, grazie davvero di cuore a tutto il gruppo di cicloamatori Amaseno Bike di San Pio per essere stati con noi quest'oggi e anche per averci raccontato quello che fanno ogni anno in bicicletta da Amaseno, quindi dalla provincia di Frosinone, fino a San Giovanni Rotondo per una grande devozione verso il santo di Pietrelcina. Grazie ancora a tutti, grazie, un saluto. Buongiorno. Ciao, ciao, grazie a tutti. E allora è davvero bello scoprire queste storie di grande fede e devozione. Noi adesso ci fermiamo ancora qualche istante, andiamo in pubblicità e poi insieme per la terza ed ultima parte di Tempo d'Estate.